Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Oggi analizzeremo il mazzo di carte regionali più diffuso in Italia in quanto diffuso in tutto il sud, il più usato, appunto per questa sua diffusione che sarà tra il Regno delle Due Sicilie, e anche quello ritenuto da molti come il mazzo più bello d'Italia, appunto per la sua altissima riconoscibilità e la sua grandissima diffusione. Parliamo del mazzo di carte napoletano. Eccolo qua. Questo mazzo, diciamo, risale al XVI secolo insieme a quello siciliano e le sue dimensioni sono più piccole del normale in quanto è 50x83 mm. Passiamo allo scorrimento. Anche qua ci sono alcune carte interessanti. Una di queste è il Tre di Bastoni, che da molti è una carta bellissima. In realtà è l'ugly bastard delle carte italiane. Non lo vuoi mai vedere, ma ce lo infilano sempre da qualche parte. Il Tre di Bastoni ha questa figura che non sembra, ma dovrebbe richiamare il gatto mammone, una creatura folcloristica del sud Italia con, diciamo, poteri magici negativi. Questa figura del gatto mammone mi ricorda lo yokai giapponese del Nekomata, che è anch'esso una figura felina con poteri magici negativi. E è interessante che due folklori così distanti abbiano una figura simile in comune. Scorriamo le carte. Cosa interessante, le figure sono intere e hanno il terreno colorato. Ogni seme, le tre figure hanno lo stesso colore e ogni figura ha un terreno diverso. I cavalli hanno tutti questo terreno con dei rombetti. E sono tutti di colore diverso. Qui vediamo il fante, sempre di Nike, sempre giallo, ma il terreno non è a rombetti, ma è una striscia normale. Continuiamo con la visione del mazzo. Qui abbiamo un bellissimo asso di coppe. Poi eccolo qui, la carta sempre più bella del mazzo, l'asso di denari, che è qui come rappresentato come aquila a due teste. Non so perché solo quello napoletano abbia un'aquila a due teste. Forse c'entra qualcosa con i Borboni, ma dubito, perché non mi pare di averlo visto questo come stemma loro. Continuiamo. Ecco qui, questa è un'altra carta interessante, il 5 di spadi, che incredibilmente, come il mazzo romagnolo e quello piacentino, è una carta con decorazioni, qui presenta delle scene di semina. Abbiamo questo qua che zappa, un uomo che suona la tromba, non so perché, e quella che sembra una volpe. Ecco qua. Invece il re, qui vediamo spadi, appunto, un colore diverso, ricorda il terreno del fante. Fante di coppe, mi sembra di coppe il terreno rosso. Ecco qui l'asso di spadi, questo abbastanza carino, devo dire, questo asso di spadi mi piace. E poi la carta simbolo dell'italianità, il Pirro o asso di bastoni. Questo penso l'hanno visto proprio tutti. Cioè, so, chi non ha visto quest'asso di bastoni qua non è nessuno. Eccolo qua, questa era la terza carta di cui volevo parlare, il cavallo di spadi, che con questo pseudo turbante e la scimitarra dovrebbe rappresentare un moro. Dovrebbe. Mentre le carte, ognuna ha la sua storia, ed è difficile ritrovarle in modo univoco. Comunque, sicuramente questo mazzo di carte l'avrete usato tutti, proprio tutti. Cioè, non c'è una persona che non conosce il mazzo di carte napoletano. Non il mio preferito, ma ci ho giocato chiaramente tanto. E non giocare con questo mazzo è un reato. E qui finisce. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ah, giusto, prima. Il retro è quello standard. Nulla di che. E siamo praticamente alla fine. Ci mancano solo i mazzi delle isole che vedremo nei prossimi episodi. Arrivederci.